Un formale accordo lo abbiamo trovato e penso che questa sia una cosa molto importante. Spiace il fatto che abbia abbandonato i lavori il sindaco di Verbagna perché ha ritenuto inopportuno le modalità, di, le modalità con cui abbiamo affrontato il tema. Comunque i quattro rappresentanti hanno concordato e hanno votato un documento. Speriamo che questo documento serva. A Creare le premesse di una unità del nostro territorio attorno al tema della sanità. Si può dire che c'è un asse Cusio-Ossola? Ma io non ritengo che sia un asse cusio Penso che in questo caso, in questo tavolo, abbia vinto il buon senso. Il Partito Democratico, che ha tre sindaci di Domodossola, di Omegna e di Verbagna, È chiaro che come esce da questa situazione? Ma il Partito Democratico esce. Penso bene. Noi abbiamo espresso delle valutazioni che a noi sembrano un po' di buonsenso. Abbiamo cercato di fare una scelta che contemperasse le esigenze di un territorio difficile come il nostro, non solo perché è montuoso, come sempre diciamo, ma perché anche è molto, molto, molto come dire, è disperso. No? Dalle valli Ossolane, la Vallestrona Quarna, eh, San Maurizio Dopaglio c'è una distanza in chilometri anche notevole. Eh, e al tempo stesso i criteri minimi dell'economicità. Non, cioè non sono più i tempi in cui ci si può illudere che il denaro non conti. Perché la scelta di Domodostro allora? Perché è quella che sembrava più, quella più economicamente più conveniente. Ecco, cioè a me sembra che sia così, insomma, noi abbiamo valutato un po'. Non è detto poi, questo è almeno il parametro che sembrerebbe al momento è che questa soluzione è molto meno dispendiosa, molto meno dispendiosa. Poi peraltro si possono fare anche altre valutazioni. Adesso questa qui è un momento, è stato un incontro tra noi. Quanto questa scelta è stata diciamo, caldeggiata dai vertici del Partito Democratico? Il Partito Democratico non si è espresso in questo senso. Non si è espresso, ha solo, ha solo battuto, come è giusto che faccia, per il potenziamento della sanità di tipo pubblico. Il sindaco di Verbania che ha abbandonato i lavori ha usato già toni decisamente polemici. Cosa, risponde? Cosa abbia detto? Io avevo chiesto l'incontro di questa rappresentanza proprio per l'idea che tra amministratori ci si potesse sedere a un tavolo e ragionare il più possibile pacatamente cercando di valutare i pro e i contro delle situazioni. Non è una scelta facile, ognuno dei due presidi ha dei punti di forza e dei punti di debolezza. Eh, solo che a una valutazione grossolana sembrava che per esempio spostare certi servizi da Domo d'Ossola finisse a costare una cifra folle, letteralmente folle in questo momento. Le chiedo questo, lei è anche il sindaco di Omegna, questa decisione va nell'interesse dei cittadini cusiani o no? Insomma, la minoranza ha già eh, detto che questa era una decisione condivisibile, che si doveva tenere il DEA a Verbania? Ma uno è libero di dire quello che vuole. Io dico che per un cittadino di Omegna andare a Verbagna e andare a Domo, sostanzialmente è la stessa cosa.